Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato alle letture di Halloween. Io ho già fatto un video che ho caricato sul mio canale dedicato ai grandi classici della letteratura horror. Vi invito ad andare a vederlo se non lo avete ancora visto. Vi lascio nelle schede il link oppure nell'info box, così insomma potete accedere direttamente al video. Oggi però vorrei proporvi qualcosa di un pochino più breve, di più leggero, di più soft, quindi non parliamo di grandi classici, ma parliamo di libri che sono adatti a coloro che hanno voglia di immergersi nell'atmosfera di Halloween, ma non vogliono qualcosa di troppo lungo e di troppo impegnativo. Quindi ho fatto una piccola ricerca in rete, ho cercato dei libri che potessero in qualche modo regalarci queste atmosfere così suggestive che Halloween sa creare, ma rimanendo su qualcosa di più soft, quindi insomma di meno impegnativo. Il primo libro che volevo segnalarvi è Cose Fragili di Neil Gaiman ed è un libro di genere fantasy. I protagonisti di questi racconti sono trolls, creature dei boschi, diavoli, fate, quindi sicuramente per gli amanti del fantasy. Questo libro è adatto perché raccoglie una serie di racconti con questi protagonisti. Il secondo libro che vorrei segnalarvi è Racconti di Halloween per non dormire questa notte. È stato scritto da vari autori e anche in questo caso si tratta di una raccolta di racconti che riescono a coinvolgere fino all'ultima pagina, perché pur essendo racconti più brevi, riescono ad essere molto suggestivi, molto avvincenti e quindi a coinvolgere il lettore dalla prima all'ultima pagina. Vorrei poi segnalarvi un libro che va bene anche per un pubblico più giovane, perché è un libro adatto dagli 11 anni in su, quindi qualcosa di sicuramente molto soft, molto leggero, però molto carino, e si tratta di Storie del terrore da un minuto. Sono delle storie brevissime perché non superano le 3 pagine, ma sono molto carine, molto avvincenti. A tratti c'è anche qualcosa di un pochino più ironico e sono sicuramente delle storie che sono adatte da leggere qualora abbiate poco tempo. Magari non volete impegnarvi nella lettura di un romanzo, volete solo leggere qualcosa di molto veloce e questo sicuramente va benissimo. Gli autori sono Iacobacci e Risch. Spero che la pronuncia sia giusta, ed è un libro davvero che io vi consiglio se volete qualcosa di molto leggero. Poi vi segnalo Storie di Halloween, scritto da vari autori, e questo è un libro che raccoglie dei racconti che sono stati scritti in occasione di un concorso letterario, quindi si allontana magari un pochino dallo stile più classico, quello insomma dei grandi classici, della classica letteratura di questo genere, ma raccoglie dei racconti molto originali. Inoltre vi segnalo che se volete leggere questo libro, potete scaricarlo gratuitamente su Amazon, perché in formato ebook potete appunto leggerlo gratuitamente. Vi lascio in descrizione il link, così potete accedere direttamente al libro e se lo volete leggere è gratuito, quindi insomma può essere un'occasione. Vi segnalo poi un altro libro che potete scaricare in ebook gratuitamente su Amazon, che è Marionetta e altre storie brevi. Questo è un libro veramente particolare che a me ha colpito molto perché sono tutte storie brevissime e la descrizione del libro diceva storie brevissime da leggere in pausa caffè. Quindi sono delle storie molto molto brevi che si possono leggere in pochi minuti, quindi soddisfare quell'appetito magari di horror della giornata senza impegnarci nella lettura di un romanzo. E quindi insomma anche questo mi sembrava carino. Inoltre lo potete leggere gratuitamente, quindi che cosa c'è di meglio se non un libro gratis? Quindi andate in info box, cliccate sul link che vi ho lasciato e potete accedere direttamente all'ebook. Vi segnalo poi una serie di libri che invece raccolgono le tradizioni di Halloween, quindi sono libri diciamo così un po' più storici perché raccontano quella che è la storia di Halloween, come nasce, le leggende di Halloween, le varie tradizioni, quindi insomma so non sono storie, non sono racconti, non sono romanzi, ma possono essere carini da leggere per chi di voi magari è un po' incuriosito da questa tradizione, da questa festa e vuole sapere qualcosa di più su come è nata, su come è stata vissuta nel corso del tempo. I 3 libri che trattano questo argomento sono Halloween, Storia e Tradizioni. L'autore è Merkel, spero che si pronunci in questo modo,
Il secondo libro che vi voglio segnalare è La notte delle zucche, Halloween, storia di una festa. Gli autori sono Paolo Gulisano e Brid O'Neill. La particolarità di questo libro è che è stato scritto appunto a quattro mani da un autore italiano e un autore irlandese, quindi c'è l'unione delle due tradizioni, la tradizione italiana e la tradizione irlandese. Quindi è interessante vedere come i due autori uniscono gli elementi di una tradizione e dell'altra tradizione, quindi insomma è carino per questo motivo. L'ultimo libro che vi segnalo è La vera storia di Halloween, La notte più magica dell'anno, e l'autore è Baron O'Phill. E anche questo libro è reperibile gratuitamente su Amazon, quindi anche di questo troverete il link in descrizione. Quindi insomma vi ho dato un po' una panoramica di quelli che sono i libri un pochino più soft da leggere ad Halloween, ce ne sono anche tre gratis, quindi meglio di così che cosa vogliamo. E in ultimo vi segnalo anche un libro che è molto diverso rispetto a tutti quelli che vi ho segnalato finora, ma che può essere carino e divertente da fare. Si tratta di un libro da colorare per adulti a tema Halloween. Il titolo è proprio Halloween, libro da colorare per adulti. Anche questo lo trovate su Amazon, stavolta però non è gratuito, però può essere molto carino perché sapete che adesso vanno tanto di moda i libri antistress da colorare per adulti. Ce ne sono veramente di tutti i generi, tutte le tematiche possibili, dai mandala agli animali, ai fiori, insomma c'è veramente di tutto. E questa volta hanno pensato di fare un libro appunto dedicato ad Halloween che abbia questo scopo antistress ed è un libro che comunque è per adulti, però nessuno vi vieta di farlo magari insieme ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri fratelli più piccoli, insomma può essere una cosa anche carina da fare insieme in famiglia. Questi sono i libri che io vi volevo segnalare, che ho trovato in internet. Vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo che uscirà ancora un video dedicato alle letture di Halloween, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così siete sicuri di non perdervi il video, mettete un like se il video vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!